necessario tra intanto una legge che individui e inquadri tutti i beni identificabili a monumento nazionale con dei criteri generali e inoltre introducendo un coordinamento col codice dei beni culturali che si ritiene necessario per quanto riguarda tutte quelle norme che riguardano il vincolo che poi va Raga, ma io dico, se, posto allora, su questi io monumenti dico, se non... nazionali. Quindi il parere è favorevole all'ordine del giorno numero 2. Grazie, signor sottosegretario. A questo punto, se non ci sono obiezioni sulle riformulazioni e nessuno chiede di porli ai voti, i due ordini del giorno si intendono accolti. Passiamo dunque al voto finale, poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Mottola. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra poco più di una settimana ricorrerà il 79° anniversario della morte di Antonio Gramsci, uno degli intellettuali più rilevanti nella storia italiana e internazionale del XX secolo. Filosofo, linguista, critico letterario, storico, giornalista, politico, Gramsci nel corso della sua pur breve esistenza riuscì a vestire i panni di ognuna di queste figure, riuscì a farlo non in maniera approssimativa, ma primeggiando per capacità, profondità di pensiero, accuratezza d'analisi, capacità divulgativa. Teorizzatore della figura dell'intellettuale organico, forse fu il primo esempio, fu uomo di parte, critico della democrazia, sostenitore dei Soviet, fondatore del Partito Comunista. Il suo pensiero può non essere condiviso a chi come me ha una formazione liberale e certo non lo sente suo, ma non si può negare l'importanza del suo pensiero, della sua elaborazione intellettuale. Eppure Gramsci è oggi una di quelle figure che si citano talvolta a sproposito per strappare consenso, ma che in realtà godono di insufficiente conoscenza e hanno ricevuto ben poca riconoscenza. Ciò per dire che dichiarare monumento nazionale la Casa Museo Gramsci